Attacco coi droni o attentato autoinferto? Da un paese come il Venezuela, dove le informazioni riguardanti il governo e il presidente Nicolás Maduro hanno la stessa facilità di circolazione che in Corea del Nord, sono in tanti a chiedersi cosa sia successo davvero durante la parata militare. La opposizione pone in duda che si tratti di un attentato. Questo attacco è stato un vero attentato? La versione di un attacco dirigito contro il presidente venezolano? No, in realtà non possiamo esserne sicuri. La realtà in Venezuela è molto complessa, come abbiamo visto negli ultimi 6 anni, soprattutto sotto il governo di Chavez. Il governo chavista. In molte occasioni Chavez e Maduro hanno accusato la Colombia ed altri attori di cercare di assassinare qualcuno senza alcuna prova. Nemmeno adesso abbiamo prove di nessun tipo. Sin ninguna prova. E hasta il momento tampoco abbiamo visto nada. Quindi anche presumere che si sia trattato di un attentato è qualcosa di molto rischioso. In effetti un attentato contro la vita del presidente è abbastanza avventurato. Che medidas? Che cosa può fare Nicolás Maduro dopo questo presunto attacco coi droni? Ci saranno conseguenze per il processo politico in Venezuela? Le misure credo che saranno peggiori di quanto abbiamo visto in passato. Il governo sarà ben più aggressivo nell'arrestare quelli considerati come nemici, soprattutto nell'esercito, nell'opposizione ogni gruppo che si oppone al potere costituito e nell'ambito del chavismo. Abbiamo già visto molte persone che si considerano dissidenti all'interno del governo Maduro. Ya hemos visto cómo dentro del mismo movimiento chavista hay algunos que se consideran disidentes, que han sido muy críticos del gobierno de Maduro. 6 persone sono state arrestate. Crede che appartengano a un settore militare organizzato? Vediamo chi sono. Il governo è stato molto attivo negli ultimi mesi nell'arresto dei membri delle forze armate che si sentivano in qualche modo ferite. Non necessariamente debbono essere persone che hanno cercato di organizzare un piano per rimuovere Maduro dal potere. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación.